tratta del sottopasso che ancora, come penso quest'autunno, avevamo fatto un'interrogazione riguardo appunto al fatto che fosse diciamo maltenuto, sporco, in completo degrado. Noi avevamo suggerito, oltre alla pulizia, di arricchirlo con dei gli specchi, in modo tale che non ci fossero incidenti, perché la curvatura del sottopasso rende impossibile vedere chi proviene dall'altra parte. In più c'erano ovviamente sporco, e poi avevamo suggerito anche di mettere delle panchine lungo il percorso. Ovviamente il comitato di quartiere ancora si è attivato, perché questa pulizia è stata fatta, però ovviamente nel frattempo ci sono stati altri eventi per cui il sottopasso è ritornato ad essere in una situazione di degrado. Quindi chiederemo all'amministrazione come intende provvedere per la normale manutenzione di tutti quei passaggi che per i cittadini sono passaggi importanti, perché collegano con il resto della città, per quanto il Maritella è un quartiere periferico della città, perché come la manutenzione del verde, evidentemente c'è una metodologia che non funziona, perché ci sono tanti momenti del verde, sia sui viali, parlo di viale Trento Trieste come via Dante e altre parti della città, dove il verde è mal gestito e la città non appare in ordine. Quindi bisogna cambiare la metodologia a monte della gestione e della pulizia.